La questione dell'omicidio è avvenuto davanti alla scuola, si è posto un problema di sicurezza, di servizi, insomma cosa succede nelle nostre periferie, che cosa si può fare? A Napoli non c'è un'emergenza criminalità, gli omicidi nel 2018 sono stati al minimo storico, ma quello che è accaduto nel Rione Villa davanti alla scuola è un fatto inaccettabile, di una gravità inaudita. Non si può consentire di sparare nei luoghi in cui i bimbi vanno a scuola. Tra l'altro quello era un luogo già attenzionato da tempo, le forze di polizia e la magistratura nella nostra città fanno un lavoro egregio, ai quali va la mia gratitudine, ma sono uno dei pochi, se non l'unico, a dire che la coperta è corta. Allora delle due l'una, o le forze sono sufficienti, allora c'è un problema di controllo del territorio. Siccome da quello che mi consta invece le forze di polizia non sono adeguate, perché più volte il ministro dell'interno Salvini, che è venuto a Napoli, ha promesso più donne e uomini che non sono mai arrivate, c'è un tema di inadeguatezza complessiva dello Stato a garantire un adeguato controllo del territorio. Questo è un compito dello Stato. Se si spara con un raid camorristico di quella portata, bisogna chiedere solo a un interlocutore, che è lo Stato. In questa vicenda altri non c'entrano nulla. Controllo del territorio, prevenzione e individuazione responsabili è un compito dello Stato italiano. No, io so cosa. C'era il questore, tutti questi poliziotti qua, comunque, anche se è una coincidenza, è un bel segnale, no? La festa della polizia qua al Maschio Angioino. Ha avuto modo di parlare con il questore, insomma, riparlare di questo, che in comitato, l'hai detto pure ieri, se ne è parlato spesso, ecco, però purtroppo proprio là dove si soffre molto è mancata questa presenza dello Stato. Il questore credo che ci vediamo, ci sentiamo ogni giorno. La cooperazione istituzionale nella città è di altissimo livello, noi abbiamo delle forze di polizia molto professionali, capaci, che conoscono la città, che lavorano con abnegazione e passione, ma soprattutto in determinati luoghi, in determinati orari o in determinati contesti evidentemente non si riesce ancora a garantire quel livello di sicurezza adeguato, perché sul Rione Villa, dove devo dire le forze di polizia, anche grazie agli interventi del territorio, la pressione dei cittadini, la pressione del sindaco, quello che ho detto da tempo in comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica evidentemente è servito a qualcosa, il controllo è aumentato a San Giovanni nel Rione Villa, però ripeto, quando si arriva a sparare davanti a una scuola c'è un problema di controllo del territorio, di prevenzione, che evidentemente non si è riuscito a prevenire un fatto di questo tipo, e probabilmente anche di rapidità con cui bisogna raggiungere alcuni risultati giudiziari. E consentitemelo di dire, un fatto che a mio avviso è inaccettabile, è vergognoso in uno Stato di diritto: migliaia, migliaia e migliaia e migliaia di sentenze passate in giudicato con persone non più presunti colpevoli, ma responsabili, che girano a piede libero, come avete visto a Napoli, come a Torino. A Torino come a Napoli. La vicenda dell'omicidio di Torino, sì, era una persona che doveva stare in galera. A Napoli abbiamo circa 15.000 sentenze passate in giudicato, più o meno, e ogni sentenza ha più di un imputato, fatevi un po' voi il conto, e quindi evidentemente qualcosa da registrare complessivamente nella macchina dello Stato. E ci tengo a sottolineare una macchina dello Stato, perché questa città, dalle scuole ai parroci, al sindaco, alle associazioni, ai comitati, alla cultura, ha messo in campo talmente un'azione di riscatto, di essere ancora prima per rinascita culturale, umana e di solidarietà, allo Stato poche cose chiediamo. I soldi abbiamo capito che li danno solo a Roma, abbiamo capito che i soldi li vogliono dare solo ai ricchi con la separazione dei ricchi, almeno una cosa vi è rimasta: il controllo del territorio e l'individuazione dei responsabili alla giustizia. Questo ve lo chiediamo di farlo forse con una maggiore capacità, e non mi riferisco alle donne e agli uomini di Napoli, perché fanno un grande lavoro, mi riferisco al governo centrale, che evidentemente è inadeguato rispetto a quello che chiede la città di Napoli. Sì, un'ultima battuta per quello che mi riguarda: quella foto di quello zainetto rischia di avere su una città che effettivamente sta risorgendo. Ieri ti ho seguito in televisione, insomma, Barbara Palombelli, Mieli, tutti hanno riconosciuto questa rinascita della città, ma quella foto, quello zainetto a fianco al cadavere, insomma, dà un'immagine diversa. Gravissimo, abbiamo già commentato, quello che dovevo dire ho già detto. Oggi Cantone in qualche modo sposa la sua linea e dice: la promessa di forze di polizia è stata inattuata, far armare i cittadini non è la risposta. Secondo lei come mai
diciamo, una parte della società e della magistratura condivide questa linea, ma lo Stato sembra non recepire. Sono due lati della stessa medaglia. Uno Stato che da un lato promette e non mantiene gli impegni e quindi non garantisce un miglior controllo del territorio, quindi fa propaganda, e dall'altra ammette la sua responsabilità dicendo ai cittadini: armatevi per difendervi. L'inadeguatezza complessiva di un governo che, pur urlando ogni giorno sicurezza, sicurezza, sta rendendo il paese assolutamente più insicuro.